Bene a tutti ragazzi e benvenuti al quinto episodio della nostra carriera giocatore con me stesso. Siamo ancora col Palermo, siamo ancora ai primi episodi. So che voi chiedete molti anche questa serie, solo che ho avuto pochissimo tempo ultimamente. Allora, ho la maglia rosa del Palermo, come potete vedere, e quindi giochiamo con la maglia rosa contro il Pescara. E controlla, non mi ricordo, sì, controlla l'Ispa, giusto. Quindi giochiamo in attacco, prima punta, con dietro Paolo Dybala, quindi speriamo bene, andiamo a giocare. Allora, siamo in trasferta, partita a cui io ho assistito un paio di settimane fa, e giochiamo quindi in attacco con Paolo Dybala, in classifica siamo sesti, però vabbè, solo a 7 punti dal Cesena, speriamo di far bene. Kundispa se ne va Kundispa, accelera contro Bocchetti, ancora Kundispa, entra in aria. Kundispa viene trattenuto, ancora Kundispa fermato. Lancio lungo, stop di Kundispa. Il lancio per... non so chi è. Da dietro. Kundispa è qua. Kundispa. Prova dalla porta di filata. Che destro. Che tiro che abbiamo fatto. Rivediamo. Missile terra-aria, come dice il buon Fabio Caressa. Kundispa vede insieme il suo compagno. Troianiello, la riserva per Kundispa! 1-0! Hola! Vamos! 1-0 Kundispa! Gran gol! Che azione! Con Troianiello, che riserva il suo compagno, e poi col destro battiamo Pellizzoli. 1-0 Palermo! Finisce il primo tempo, 1-0 col nostro gol. Forse la maglietta del Palermo porta fortuna, quindi secondo me... d'ora in poi la metterò ogni volta che farò questi tipi di video. Mi scuso, sono ancora nel primo tempo, ma mi scuso ancora perché comunque a me questa carriera piace, voglio continuarla. E vi prometto che nei prossimi giorni farò altri video di questi. Secondo tempo. Tensione ancora al Pescara. Sforzini si gira, la mette dentro. Arevalo Rio salva tutto. Kundispa la palla. Può correre Kundispa. Vede il suo compagno. Kundispa gli prova ad andare in sovrapposizione. Se la fa dare. Kundispa prova il cross. Arretrato, non c'è nessuno. E terminiamo la partita perché è uscito anche nel terzo cambio. È entrato Dybala per Hernandez. Qua ha provato balzana e rovesciata. Comunque, finiamo la partita. Kundispa scambia con Troianiello. Troianiello. Sbaglia Troianiello. Finisce qua. 1-0. Diventiamo man of the match. E l'uomo che... ah no, era Sorrentino in porta, non Wicani. Comunque, vinciamo la partita grazie al nostro gol. Quindi la maglietta porta fortuna. Quindi mettete un pollicione anche se volete la maglietta sempre in questi video, mentre saremo al Palermo naturalmente. Quindi 1-0. Andiamo al nostro menu principale. Allora, dopo la vittoria contro il Pescara grazie al nostro gol, si avviciniamo alla sfida contro... là, il Cittadella, che non giochiamo, quindi andremo a simularla. In attacco giocano Lafferty e Dybala. Vediamo, simuliamola velocemente. 3-0, doppietta di Daprelà, l'esterno goleador. Poi, allora, ci avviciniamo anche alla terza sfida di questo episodio. C'è il Latina, se non sbaglio. Angelkovic soddisfatto di essere titolare. Vediamo. Giochiamo contro il Latina, quindi seconda partita di oggi contro il Latina, cioè sarebbe la terza, però vabbè. Allora, maglia in casa, giochiamo con queste maglie. Nuvoloso, quindi vamos in attacco ancora con Paolo Dybala. Allora, Latina-Palermo, si gioca a Latina. Esposito inquadrato, comunque. Siamo terzi in classifica, 29 punti, ci avviciniamo alla vetta della classifica. Vamos. Stacco di testa di Kundispa. Inserimento. Guardami. Kundispa, assist per il suo compagno. Ancora, Kundispa, palo rete. E sembra il gol della prima partita. Mamma mia che gol però stavolta. Palo gol. Kundispa segna il suo secondo gol consecutivo. Prima l'assist, poi aspetta Stevanovic il suo arrivo. E
Kundispa col destro. Si illura il portiere avversario. 1-0. Si va a vedere Kundispa. Kundispa prova il cross in mezzo. Barretto di testa, non ci arriva. Ancora la palla fuori. Kundispa prova a entrare in aria. Viene fermato da Cottafava. Però ancora Kundispa la mette fuori. Attenzione Jonatas per il Latina. Ci prova ancora Jonatas. Entra in aria, la mette in goi di testa. Poi la palla arriva. Morrone. Negro. Ancora per Morrone. Ma ferma tutto a Rebolo Rios. Cambio tutto per Kundispa. Che prova ad andare. Vede il suo compagno. Che va. Stevanovic. Stevanovic. Cross in mezzo. Kundispa di testa. La parata incredibile. Poi d'apre là. Ngoi. Barreto. Noi ci facciamo male una spalla. Porca troia. Finisce qua il primo tempo. 1-0 col nostro gran gol. Gol in fotocopia. Al primo della partita contro il Pescara. Quindi andiamo a ripresa. Speriamo che l'infortunio non sia nulla di grave. Kundispa recupera palla. Su Esposito. Se ne va Kundispa. Kundispa è velocissimo. Prova a entrare in aria. Kundispa si allunga troppo la palla. Poi il cross riesce male. Anđelković capitano. Chiricò. Chiricò ancora. Crimi. Crimi la palla dietro per Morrone. Proviamo a fare un po' di pressing. Attenzione! Che culo di merda. Jefferson al 75esimo segna il gol dell'1-1. Peccato. Qua non so come è riuscita a passare la palla. Ah, tiro parato da Sorrentino sul petto di Pisano e la palla poi è entrata. Entra Hernandez, esce Dybala. Ancora rimaniamo in campo per tutti i 90 minuti. Palla per Hernandez. Hernandez, ma passala, porca puttana, egoista di merda. Assist di Kundispa per Hernandez. Dammela, vai Kundispa. Col destro! Sì! E questo qua sarà una delle nostre esultanze preferite. All'86esimo, forse la chiudiamo noi. Il controllo e poi col destro. 2-1, doppietta. Grazie all'assist di Abel Hernandez stavolta, che non è stato egoista come prima. Finisce qua. Che partita, doppietta nostra. La nostra prima doppietta, se non sbaglio. Comunque, vinciamo con Latina 2-1. 3 gol in 2 partite, secondo me siamo a buon punto, pensando che eravamo appena tornati all'infortunio. Voto valutazione partita 7.7, secondo me un'ottima valutazione, poteva starci anche un 8. Allora, dopo le 3 vittorie consecutive, la prima col Pescara e la seconda col Crotone, se non sbaglio, simulata, la terza abbiamo vinta con la nostra doppietta e adesso c'è la partita col Bari, che non giocheremo, che secondo me non giocheremo neanche, quindi andremo solo a simularla. Questi qua sono gli obiettivi. Allora... Allora ragazzi, io ve lo prometto, è una promessa che vi faccio. Da adesso questa serie la continuerò più spesso. Ok? Quindi state tranquilli, voi raggiungete i soliti 500 mi piace e poi io vi faccio il video. Il primo giorno che ho un buco per che non ho le altre serie da fare, la videocarriera è Road to Glory, subito faremo la carriera giocatore. Allora, simulata col Bari, vinta 4-0, quindi 4 partite consecutive vinte. Posso mettere giù il joystick. Allora, sono davvero felice del rendimento. Stiamo crescendo. Se vi va, rispondete alle domande che lascerò alla fine del video. Adesso è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, arrivare a 500, così la serie la continuerò più spesso. Ve lo prometto, è una promessa mia. E commentate rispondendo alle domande, ve l'ho già ripetuto. Lasciate un commento, condividete il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella!